Mario Draghi domani in Parlamento per la fiducia, ma per il nuovo governo dopo lo scontro sullo stop allo sci, a creare tensione l'ipotesi di tornare al lockdown totale avanzata anche dal consulente del Ministro Speranza Ricciardi. Parole di sostegno al Ministro della Salute arrivano oggi dal leader della Lega Salvini che propone di rafforzare il Comitato Tecnico Scientifico e aggiunge di voler deporre l'ascia di guerra, mentre una ventina di senatori 5 Stelle torna a chiedere un nuovo voto sulla piattaforma russo. A preoccupare sono le varianti del virus che si stanno diffondendo velocemente e potrebbero essere più aggressive. Quella inglese, già presente in gran parte del territorio italiano, sta complicando la gestione dell'epidemia. Per questo motivo gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità chiedono misure più restrittive in tutto il Paese. La campagna di vaccinazione in Italia supera la soglia dei 3 milioni di somministrazioni, ma non è sufficiente, dicono gli esperti, per compensare la carenza di fiale distribuite a diverse regioni. A partire dal Veneto vorrebbero acquistare i vaccini in autonomia. L'altra soluzione a cui starebbe pensando il governo sarebbe di individuare aziende da riconvertire per produrre direttamente in Italia i vaccini. Contro le varianti del Covid l'Europa deve accelerare anche avviando un programma di ricerca comune. Ad annunciarlo è la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa sapere che dall'inizio dell'anno il bilancio settimanale dei contagi nel mondo si è quasi dimezzato. Dopo l'incontro con i sindacati, oggi è la volta di Confindustria. Il neo ministro del lavoro Orlando deve affrontare con gli imprenditori temi caldi della crisi occupazionale, dalla cassa integrazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, ma soprattutto il blocco dei licenziamenti. Si cerca una difficile mediazione sulla misura tampone, in scadenza il 31 marzo, che le imprese non vogliono prorogare. Poche maschere e molta tristezza. Il Covid spegne il carnevale a Venezia, mancano coriandoli e turisti e i negozi restano chiusi. Centinaia di posti di lavoro persi, lamentano i commercianti che si sentono abbandonati. Acqua alta e pandemia hanno reso la situazione disastrosa per gli albergatori costretti a chiudere e la magistratura indaga sui rischi di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico. Ritorna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Questa sera in programma i primi due incontri, l'Ipsia-Liverpool e soprattutto Barcellona-Paris-Saint-Germain. Nessi sfida la squadra che potrebbe in futuro diventare la sua, domani poi sarà in campo la Juventus. I bianconeri affronteranno in Portogallo il Porto. Buongiorno e benvenuti al Telegiornale della Sette. Dunque, cominciamo dalla politica perché c'è grande attesa per il discorso di eh, domani del neo Presidente del Consiglio in Senato. Presidente del Consiglio che eh, chiede al Parlamento il voto di fiducia al suo governo. Mario Draghi naturalmente darà la linea, o meglio, traccerà eh, il disegno eh, di quello che sarà più che altro un piano emergenziale per affrontare la eh, pandemia e al eh, contempo cercare di salvaguardare il più possibile. L'economia. Il tema, come si è visto sin dalle prime ore, è molto divisivo all'interno dello stesso esecutivo. Dopo lo scontro dei giorni scorsi sullo stop alla stagione invernale, all'apertura delle piste da sci, adesso l'ipotesi di un nuovo lockdown a livello nazionale causato dalle varianti di coronavirus fa molto discutere. Salute o lavoro, lockdown o non lockdown. Cambia il governo ma non lo spartito, dettato da una pandemia che ha già ispirato le prime fiammate polemiche, secondo un copione diventato da tempo stanco cliché, lo scontro tra regioni leghiste, per lo più del nord e Roma, che ha avuto ieri nell'attacco del ministro del turismo Garavaglia a quello della sanità speranza il punto politicamente più significativo. Il presidente del Consiglio Draghi, che ieri aveva rivendicato come suo lo stop agli impianti di montagna, domattina al Senato parlerà certo anche di questo, in attesa di dar corso a decisioni destinate verosimilmente a incidere sui rapporti tra i partiti riuniti sotto di lui. Nomine sicure dei sottosegretari e cambiamenti probabili nella struttura scientifica che ha finora fornito consulenza al Ministro Speranza. Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, cercheremo di sostenerlo. Credo che il CDS sarebbe da rimpolpare e rinforzare con energie nuove, dice oggi Salvini, quello stesso Salvini che ancora due giorni fa considerava Speranza insieme alla Lamorgese un problema. Dice anche di voler deporre l'ascia di guerra il segretario leghista, certo il più sgomitante tra i leader della nuova maggioranza, che ora sembra muoversi su un doppio standard. Da un lato assicura, con Draghi in carica, cambieranno molte cose sulla tempistica. Uno può fare delle scelte, ma le deve comunicare per tempo. E dall'altro pungola. Bisogna parlare del tema delle riaperture. Se uno può andare a pranzo in maniera sicura, perché non può andarci anche a cena? Si abbiano parlato anche di questo lui e Zingaretti. Nell'inedito incontro di ieri alla Camera, non più di mezz'ora ma pur sempre significativo, non si sa. Di sicuro hanno parlato del lavoro e del blocco dei licenziamenti prossimo 21, sul cui rinnovo difficile immaginare divergenze di vedute. Definire divergenze, quelle in atto in casa 5 Stelle, è forse un eufemismo. una ventina di senatori almeno che, indipendentemente dal voto sul web, restano orientati, come Fratelli d'Italia, sul no alla fiducia e tornano alla carica per un nuovo voto sulla piattaforma Rousseau, freschi delle ultime scintille tra Barbara Lezzi e Fico sul famoso super ministero dell'ambiente. E mentre di spaccatura già si può parlare in casa sinistra italiana, in pieno svolgimento sono i traslochi in atto nel centrodestra, con la nuova componente del Misto alla Camera nella quale confluirebbero nuove forze da Forza Italia, partito fresco di nuovi incarichi che sanno molto discontento per la lista di governo. A spiccare è la nomina di Tajani, il vicepresidente Coordinatore dei ministri di Forza Italia, coadiuvato dalla capogruppo al Senato Bernini. Il diffondersi dunque a macchia d'olio delle nuove varianti preoccupa parecchio, in particolare c'è il nuovo ceppo inglese che a breve potrebbe prendere il sopravvento nel nostro Paese. Si tratta di un virus molto più contagioso e, secondo dati che sono apparsi nelle ultime ore, sarebbe anche probabilmente più letale. E tutto questo è clamorosamente dimostrato in Umbria, a Perugia. A Perugia, ormai zona rossa, si montano ospedali da campo, esercito e protezione civile in supporto al sistema sanitario in ginocchio. Qui le varianti fanno paura, tanto che sono stati chiusi anche asili, nido e scuole dell'infanzia, con i contagi triplicati nelle ultime settimane proprio tra i più giovani. Ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un nuovo rapporto sulla pericolosità della variante inglese. Potrebbe avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure adeguate, hanno ribadito gli esperti, ricordando che questa tipologia del virus è già presente nell'88% delle regioni, con almeno un positivo su 5 colpito proprio dalla variante percentuale che sale ad 1 su 2 in alcuni territori. L'Istituto sottolinea che la situazione è ancora più pericolosa visto che in Italia le vaccinazioni delle persone più fragili non hanno ancora raggiunto coperture sufficienti. Davanti a questo nuovo scenario il mondo della scienza si è già diviso sull'ipotesi proposta dal consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, di un nuovo lockdown nazionale. Noi abbiamo una unica soluzione se vogliamo fare lockdown, fare 7-8 milioni di vaccini in 15 giorni. Siamo in grado di farlo? Se siamo in grado di farlo, va bene, facciamo il lockdown, chiudiamo tutto e vacciniamo pesantemente la popolazione. Ecco. Questo è lo strumento migliore per andare contro. Se non abbiamo la possibilità di chiudere per fare le vaccinazioni, ma cosa chiudiamo a fare? Ma le dosi necessarie non ci sono, almeno per ora, questione che dovrà essere affrontata dal nuovo governo che sembra intenzionato a creare anche una cabina di regia per coordinare il piano di immunizzazione, per ora appeso al fragile filo delle forniture. E così nel frattempo bisogna correre a ripari, continuando ad individuare le zone più a rischio dove adottare misure più stringenti. Ma i provvedimenti vengono presi con un ritardo di almeno 15 giorni, sottolinea ancora Matteo Bassetti. Senza contare che tra poco più di due settimane il 5 marzo scade il DPCM firmato dall'ex premier Conte a gennaio che regola le diverse chiusure, a partire da cinema, teatri e palestre, decisioni che il governo dovrà prendere a breve dopo che Palazzo Chigi ha comunque già autorizzato la scelta del ministro Speranza di far slittare la riapertura delle piste. L'allarme per il diffondersi delle nuove varianti è lanciato, come avete visto, un po' da tutti i virologi, in particolare dal professor Galli, che chiede misure più restrittive. Il professore parla dal reparto del suo ospedale, il Sacco di Milano, dove dice che sono presenti molti pazienti appunto, affetti da questi nuovi ceppi, quello inglese ma anche quello sudafricano. La variante è stata identificata ufficialmente un, mese, un paio di mesi fa comunque già durante lo scorso anno ma le prime evidenze retrospettive della sua presenza in Gran Bretagna risalgono alla fine di settembre queste varianti sembrerebbero più capaci di infettare anche più giovani questa infezione, questa variante causa più infezioni, è ovvio che finisca in numero assoluto per causare più ricoveri, più casi gravi e più, ahimè, numero assoluto di decessi. Come si sta diffondendo la variante inglese? Ci sono um, molte persone ancora suscettibili all'infezione, la grande maggioranza e eh, troppo poche persone vaccinate alla fin dei conti è una situazione per cui comunque il virus si dà un grande affare per cercare di infettare altre persone e se eh, incoccia una del tutto casualmente una mutazione che gli dà vantaggio, beh, quella mutazione diventerà rapidamente e frequentemente rappresentata nelle nuove infezioni. Le varianti hanno effetto sui test antigenici? Le varianti in questione sono varianti che interessano l'antigene dello Spike, il cosiddetto antigene S. Quindi i test antigenici non sono influenzati dalla mancata capacità di, da una possibile mancata capacità di lettura delle cosiddette varianti quando i vaccini inizieranno a fare una barriera rispetto alla diffusione delle varianti. Per la, la riduzione della circolazione del virus, l'impostazione della vaccinazione a strati di popolazione, come stiamo facendo noi, dal punto di vista della rapidità e validità della validità dell'immunizzazione di popolazione, è un processo che finisce per essere più lento e, e meno completo. Del resto abbiamo poi un altro problema ancora del tutto irrisolto, che è la vaccinazione dei eh, ragazzi al di sotto dei 16 anni. Ecco, Come ha appena detto il professor Galli, le persone vaccinate in Italia sono ancora troppo poche, 3 milioni circa su 60 milioni di abitanti e questo non perché non si sia capaci eh, di eh, vaccinare, di eh, dare eh, questo tipo di eh, protezione. Del resto eh, la Unione Europea ci ha citati tra i eh, paesi in tal senso più virtuosi, ma proprio perché eh, mancano i vaccini eh, forniti dalle case eh, farmaceutiche. Ne ancora eh, troppo pochi. La campagna di vaccinazione in Italia supera la soglia dei 3 milioni di somministrazioni fatte. Ma occorre accelerare, dicono gli esperti. Siamo indietro rispetto ai programmi iniziali e non per colpa nostra. Il ritmo di consegna delle fiale va troppo lentamente. Le varianti di SARS-CoV-2 devono essere battute sul tempo. E la risposta più efficace è quella di somministrare l'antidoto ad una platea più vasta possibile. Ma le dosi di vaccino invece scarseggiano. Attualmente sono state distribuite in Italia circa circa 3.650.000 dosi in gran parte del vaccino Pfizer Biontech, circa 3.300.000 dosi, solo 112.000 di Moderna e circa 250.000 di AstraZeneca. È stato già utilizzato l'83% di queste dosi, al momento ne rimangono disponibili circa 600.000. Sono stati vaccinati soprattutto i medici e il personale sanitario, oltre 2 milioni, circa 600.000 dosi per personale non sanitario, 330.000 dosi di lavoratori RSA meno di 90.000 per ore i vaccinati con più di 80 anni una minima parte se si considera che gli over 80 in Italia sono 4.330.000 le consegne previste per il primo trimestre 2021 entro la fine di marzo ammontano a 15 milioni di fiale complessive. Finora ne sono arrivate poco più di un quinto. Pfizer, per recuperare il ritardo, ha promesso di aumentare gli invii delle fiale previste nel primo e nel terzo trimestre, diminuendo le spedizioni da aprile a giugno. Un rinvio nelle consegne che può creare ulteriori problemi alla campagna di vaccinazione in Italia, ma che lascia però invariato il totale di dosi di quel vaccino attese nell'anno in cui corso circa 40 milioni. Complessivamente l'Italia dovrebbe ricevere entro la fine dell'anno più di 170 milioni di dosi sommando però tutti i vaccini approvati o in via di approvazione. Per uscire dal collo di bottiglia in cui ci troviamo attualmente, il governo punta a sviluppare la produzione in Italia, ma ci vorrà tempo. Nell'attesa il governatore del Veneto Zai ha annunciato che vorrebbe acquistare direttamente dalle case farmaceutiche e fa sapere di aver ricevuto offerte per 27 milioni di dosi oltre lo stock europeo. Ha detto che siamo di fronte ad uno sforzo ciclopico, ad una eh, situazione davvero senza precedenti. Come se non bastasse, eh, lo abbiamo appena visto, questi vaccini, questi preparati farmaceutici devono essere adesso adattati alle nuove varianti. Per fortuna sembrerebbe che il procedimento non è troppo complesso e soprattutto non è troppo lungo. Eh, su questo si sta concentrando anche il lavoro della task force europea presieduta dal francese Thierry Breton. Si sta Cercando di coadiuvare l'industria che deve appunto sviluppare questi vaccini che sono stati trovati, va anche questo detto, in tempi record. Anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, insiste su questo punto. L'Europa deve produrre velocemente vaccini di seconda generazione in grado di fermare le nuove e più infettive varianti di coronavirus. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che Bruxelles avvierà un programma comune, coordinando i laboratori di ricerca dei Paesi dell'Unione per coinvolgere gli sforzi verso un obiettivo comune, quello di frenare le mutazioni del virus. Nonostante tutto, la nostra strategia sui vaccini è stata un successo. Ci sono ancora molti ostacoli. Ostacoli da superare, ma ha permesso, ha ricordato la von der Leyen, intervistata da un quotidiano francese, di garantire a tutti gli stati un numero sufficiente di vaccini. È di ieri l'allarme del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie proprio riguardo la maggiore trasmissibilità di alcune varianti del Covid e sulla possibile minore efficacia dei vaccini già esistenti. Un rischio che riguarda soprattutto le persone più vulnerabili. Ma gli effetti della campagna mondiale di immunizzazione iniziano a vedersi. L'OMS ha calcolato che nella settimana 8-14 febbraio i contagi a livello globale si sono dimezzati, passando dagli oltre 5 milioni della settimana precedente a 2 milioni e 600 mila. La decrescita è stata costante nelle ultime cinque settimane. A dimostrazione, secondo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gebre Jesus, che ha anche le più semplici misure di salute pubblica funzionano. L'incendio non è domato, ma abbiamo ridotto le sue dimensioni. Questo non significa che si possa abbassare la guardia. Molti paesi, anche europei, con le campagne vaccinali in corso, mantengono le misure restrittive di distanziamento sociale. Lo ha fatto la Gran Bretagna, che lunedì deciderà se allentare il lockdown, mentre l'Austria ha annunciato che con ogni probabilità ristoranti, alberghi, cinema e tutti gli eventi culturali Chiusi da novembre resteranno fermi fino a Pasqua. Anche qui la variante britannica sta crescendo rapidamente e presto i tamponi veloci saranno gratuiti, così come in Germania. Dopo l'Eurogruppo di ieri, oggi il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, partecipa all'Ecofin con gli omologhi europei, un summit che ancora non è in presenza a causa del coronavirus e sull'agenda in primo piano c'è naturalmente la crisi pandemica e il recovery fund. Che il 2020 sia stato per molti un annus un sorribilis è un dato di fatto. Oggi le stime flash di Eurostat lo confermano. Nell'Eurozona e nell'Unione Europea 27 la crescita è una chimera, sia nell'ultimo trimestre che su base annua. Meno 0,6% e meno 0,4% nel quarto trimestre del 2020 rispetto al precedente. Inesorabile il segno meno su base annua sia nell'Eurozona che nell'Unione. Nonostante la crescita dello 0,3% registrata nel quarto trimestre del 2020 sia nell'Eurozona che nell'Unione, l'occupazione cala rispetto al 2020. 2019 dell'1,8 e dell'1,6%. Anche alla luce di questi dati è in corso a Bruxelles la riunione dell'Ecofin con i ministri delle finanze dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, per condividere piani e programmi per la sconfitta del Covid-19 e la ripresa della crisi economica che ha provocato. Una riunione che segue quella di ieri dei ministri dell'Eurozona, dove ha esordito in modo light il nuovo ministro dell'Economia Daniele Franco, accolto con calore dai colleghi, ma esentato dal presidente Pascal Donhaut, dalla presenza. Del programma di governo perché appena insediato. Tutti i ministri comunque si sono detti concordi nell'affermare che sia necessario non ritirare le misure troppo presto per scongiurare un'ondata di fallimenti aziendali, magari passando da un sostegno generalizzato ad uno mirato, cercare di riadattare le politiche gradualmente quando l'emergenza sarà passata e accelerare il piano dei vaccini. Dobbiamo fare scelte sagge sulle politiche di bilancio, ha sottolineato il commissario europeo all'economia Gentiloni. Abbiamo già deciso che la clausola di sospensione del patto di stabilità sarà attiva per tutto l'anno. Ma cosa succederà nel 2022? Gli Stati hanno bisogno presto di guida su questo fronte. Sarà proprio lui a marzo a definire i parametri su cui Bruxelles deciderà quando riattivare il patto. Sebbene gli sviluppi macroeconomici continuino ad essere legati a doppio filo a quelli sanitari, nelle sue previsioni d'inverno la Commissione indica un miglioramento delle prospettive grazie alla riduzione dei rischi collegati sia alla scoperta del vaccino che alla Brexit. La situazione economica resta seria, l'occupazione è molto bassa e tutti i settori danneggiati dall'impatto del Covid. C'è ancora bisogno di proteggere i cittadini, conclude il Presidente dell'Eurogruppo. È una questione storicamente molto complessa in Italia, ma non solo è sicuramente quella del lavoro che dovrà adesso essere affrontata dal nuovo ministro Andrea Orlando che nella giornata di ieri ha incontrato le parti sociali, i sindacati, mentre oggi si vedrà con i vertici di Confindustria, tantissime sono le vertenze aperte. È in tempi rapidissimi che il nuovo governo deve dare risposta all'emergenza lavoro. Tra poco più di un mese, il 31 marzo, scade infatti lo stop ai licenziamenti. La misura tampone decisa un anno fa dal governo Contebis contro il rischio di cancellare migliaia di posti di lavoro a causa della pandemia. Il piano del governo Draghi punterebbe alla proroga fino all'estate sia del blocco ai licenziamenti che della cassa integrazione, misure immediate in attesa dei primi fondi del recovery e dell'avanzamento del piano vaccinale, da intrecciare però con riforme a lungo termine, come quella degli ammortizzatori sociali e quella per rendere efficaci le politiche attive, interventi questi che devono disegnare il mercato del lavoro del futuro. Un mercato più inclusivo che allarghi a tutta la platea dei lavoratori di tutti i settori economici tutele e protezioni. Donne e giovani sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto della crisi economica e dai quali il Ministro del Lavoro Orlando vuole partire per dare risposte. Dopo l'incontro domenica scorsa con i sindacati, oggi è con i rappresentanti degli imprenditori, la Confindustria, Confcommercio, a Confesercenti e CNA, che il Ministro Orlando affronterà questi temi e cercherà di trovare una sintesi tra le diverse posizioni. I sindacati chiedono una copertura fino alla fine dell'emergenza Covid, dunque nessun licenziamento e cassa integrazione per tutti più a lungo possibile. Poi contratti di espansione e decreto ristori subito per aiutare i lavoratori precari e non tutelati. Per Confindustria invece il blocco dei licenziamenti deve essere selettivo, deve riguardare solo le aziende in crisi e quelle costrette a chiudere le attività a causa dei lockdown. Situazioni diverse, misure diverse, è la posizione che i rappresentanti degli imprenditori illustreranno questa sera al Ministro. Ecco, la segretaria della CISL Furlan chiede anche un incontro urgente con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti per eh, discutere appunto, delle tante vertenze aperte. Una eh, tra queste è sicuramente tra le più dolorose: ArcelorMittal, l'ex acciaieria eh, Ilva di eh, Taranto. C'è stata una eh, sentenza eh, che ha ordinato la chiusura degli impianti, però anche qui eh, Confindustria dice che no, non si può fare questo. Questo perché significherebbe un danno irreversibile per l'intera filiera. È tra i dossier più pesanti che il governo Draghi eredita dai governi precedenti e che sarà costretta ad affrontare con la massima urgenza. Entro il 14 aprile Arselo Almittale dovrà spegnere l'aria a caldo dello stabilimento di Taranto, come prevede la sentenza del Tardilecce che ha dato ragione al Comune. E così dopo nove anni, da quando cioè la magistratura mise sotto sequestro per la prima volta gli impianti, c'è ancora una fabbrica che provoca inquinamento, ma diversamente da allora lo Stato figura nella nuova società attraverso in Italia. L'azienda ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato ma la prospettiva di una chiusura fa paura. Confindustria e sindacati si rivolgono a Palazzo Chigi e invitano a trovare al più presto una soluzione. Per l'Associazione degli Industriali chiudere l'aria a caldo vuol dire interrompere la produzione e la distribuzione dell'acciaio. Questo mette in seria difficoltà la filiera della manifattura italiana e se l'acciaio viene importato dall'estero le casse dello Stato ne pagano le conseguenze. La chiusura, sottolinea Confindustria, porta a vanificare gli sforzi con compiuti finora per limitare il numero degli esuberi e il processo per mettere in sicurezza gli impianti. In altre parole, se spegniamo il cuore produttivo dell'acciaieria, si chiude. Anche i sindacati sono preoccupati per il futuro dei 15.000 lavoratori compreso l'indotto. Hanno già chiesto un incontro i ministri Cingolani, Giorgetti e Orlando. Il nuovo scenario, dicono, potrebbe generare tensioni sociali ingovernabili. Chiudere altiforni forni e acciaierie significa chiudere l'intero impianto e mandare tutti a casa. Con i lavoratori bisogna essere onesti e definitivi, dice oggi il sindaco di Taranto Melucci. Non c'è alternativa concreta alla completa riconversione tecnologica del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale. Si sta perdendo tempo prezioso, conclude. In comune è già pronto il piano che prevede il passaggio verso i forni elettrici, verso un futuro sostenibile di decarbonizzazione che l'amministrazione e i cittadini di Taranto si augurano finalmente rispettoso dell'ambiente, ma soprattutto della salute. Un compito che adesso il nuovo governo è chiamato a risolvere il prima possibile. C'è invece una decisione del Tar del Lazio che potrebbe riaprire clamorosamente la corsa per la nomina a procuratore di Roma. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto due dei tre ricorsi presentati dal procuratore generale di Firenze Viola e dai procuratori di Palermo e Firenze, Lovoi e Creazzo contro la nomina di Michele Prestipino alla guida degli uffici giudiziari di Roma decisa dal CSM il 4 marzo dello scorso anno. La nomina di Prestipino arrivò al termine di un percorso travagliato dopo la bufera sulle nomine scoppiata con il eh, caso Palamara. Ora la decisione del TAR che, comunque, può essere oggetto di impugnazione al Consiglio eh, di Stato. Ma eh, torniamo a parlare di eh, lavoro perché un settore è sicuramente tra i più colpiti è quello del eh, turismo che ha affondato le economie, in particolare di città d'arte come eh, Venezia. Un fatto particolarmente doloroso in questi giorni, dove eh, in giro non si vedono di certo maschere, ma solo mascherine. Il passo frettoloso dei veneziani al mattino diretti al lavoro, gli studenti, serrande abbassate che si apriranno sarà comunque con calma, tanto i turisti non ci sono. Qualche negozio storico sotto i portici di Venezia ha chiuso definitivamente. Ecco Piazza San Marco, nell'ultimo giorno di carnevale, il martedì grasso che non c'è. In tempo di covid è un giorno come gli altri. Se non ci fosse stata la pandemia, qui ci sarebbero migliaia di maschere, turisti da tutto il mondo. La piazza sarebbe blindata e percorsi a senso unico per defluire la folla. Le uniche maschere sono quelle di qualche bambino. Non c'è fila nemmeno ai musei. Pochi coriandoli sparsi in terra. Quest'anno feste ed eventi sono stati virtuali. Quanto di più lontano dalla realtà di questa città. A metà mattinata, le uniche due maschere che vediamo. Una coppia di veneziani sono una rarità. E sentivamo parlare tutte quante le lingue dall'Argentina allo spagnolo, al francese, al tedesco e oggi siamo solo noi veneti. E adesso guardate anche voi, è tutto chiuso, i negozi sono chiusi, i ristoranti sono chiusi. Eh, noi cerchiamo di essere presenti anche se abbiamo una tristezza nel cuore che purtroppo... Rimarrà nella storia. Come lo scorso anno, quando il 23 febbraio il carnevale di Venezia venne sospeso dopo il focolaio di Voi Uganeo e i primi casi in regione. Il danno economico è senza precedenti. La situazione è drammatica perché Venezia, insieme alle altre città d'arte, Porta una diminuzione di fatturato di circa l'85% nel 2020. La nostra crisi è iniziata il 12 novembre del 2019 quando c'è stata questa grande acqua alta. I turisti cominciavano a tornare e è arrivata la pandemia. Quindi in realtà noi abbiamo sei mesi, mesi di più degli altri di crisi. Il pericolo delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, la corsa all'acquisto dei grandi alberghi serrati. Ci sono indagini della magistratura in corso, i negozi rimasti sfitti, i commercianti lamentano di essere stati abbandonati. Per loro nessun ristorante. Questo signore qui era qui da 50 anni e ha dovuto restituire perché non gli hanno abbassato l'affitto. Quello dopo la stessa cosa, eh, dopo ancora eh, anche là. Eh, il Baravena adesso è chiuso, non si sa neanche se riaprirà. Gli alberghi chiusi, fronte a Canal Grande, serrati con i lucchetti, i traghetti e i vaporetti che hanno diminuito le corse. Non c'è turismo sulle banchine, soltanto qualche veneziano che passeggia o che corre. Il dramma delle centinaia di posti di lavoro di negozi ormai serrati o destinati a chiudere. Sono rimasto solo io di 10 persone e quest'estate l'abbiamo fatto in due rispetto agli anni scorsi che facevamo in 8-10 persone. Insomma, le stagioni, capisce che non c'è nulla praticamente, c'è cioè un calo dell'80%. I carabinieri del nucleo antisofisticazione sono entrati negli ambulatori di eh, 339 guardie mediche prese a campione in tutta Italia sono i cosiddetti presidi pubblici di continuità assistenziale, a volte unica struttura sanitaria pubblica nel raggio di molti chilometri i carabinieri hanno però trovato in 99 sedi problemi strutturali e organizzativi, locali non adeguati, con carenze igienico-sanitarie mancanza di vie di fuga o di accessi per disabili, servizi non funzionanti o In alcune sedi mancano i presidi di sicurezza per i lavoratori, a volte vittime di aggressioni fisiche. Segnalati anche casi di farmaci scaduti o di assenza di medicinali salvavita come l'adrenalina. In 22 strutture non erano state organizzate le misure di contenimento epidemico per il Covid-19, non trovati dispositivi di protezione individuale, 19 le persone denunciate all'autorità giudiziaria e 85 quelle segnalate agli uffici sanitari e amministrativi. Giornali. Ora le notizie dall'estero ci portano anche oggi nel Myanmar, l'ex Birmania, dove c'è stato eh, di recente un eh, colpo di Stato ad opera della giunta militare che continua a mostrare il pugno duro nei eh, confronti della deposta presidente Aung San Suu Kyi, che alla vigilia eh, del suo arrivo in tribunale viene accusata di, nuove, eh, pre, di nuovi pretestuosi reati. Un secondo capo d'accusa è stato emesso contro Aung San Suu Kyi, la leader birmana deposta dal colpo di stato militare del primo febbraio scorso. L'imputazione è piuttosto oscura: avere violato la legge sulla gestione delle catastrofi naturali. L'accusa va ad affiancarsi a quella di avere importato illegalmente dei walkie-talkie. Domani, per la prima volta, la premio Nobel, che secondo i colpisti sta bene, uscirà dagli arresti domiciliari per recarsi in tribunale. Il paese, nonostante le minacce della giunta di condannare fino a 20 anni di carcere chiunque protesti contro il colpo di Stato continua ad essere in fermento. Anche oggi ci sono state manifestazioni nelle principali città, l'ultima fino al limite del coprifuoco ancora una volta a Yangon, luogo chiave del Myanmar, in queste ore blindata anche con i carri armati nelle strade. Da giorni il regime procede ad arresti notturni, circa 420 persone, politici, medici, attivisti, studenti, sono state fermate nelle ultime due settimane e portate in località che non vengono divulgate. Così come non è stato reso noto il luogo di detenzione di Aung San Suu Kyi. Fino ad ora le dure prese di posizione dell'Occidente e la minaccia di un inasprimento delle sanzioni non hanno fermato i golpisti che hanno rafforzato la loro presenza nelle strade del paese. L'inviata dell'ONU per il Myanmar, Christine Schraner-Burgner, ha comunque avvertito la giunta militare di possibili gravi conseguenze qualora venga usata la mano pesante contro i dimostranti che chiedono la liberazione della leader San Suu Kyi ed il ripristino delle regole democratiche incluse il riconoscimento del risultato delle elezioni. La Burgner ha avuto un colloquio telefonico con Soe Win, vice comandante dell'esercito birmano nel quale ha definito il blocco di internet oscurata da più di due giorni una violazione dei principi democratici fondamentali. Le restrizioni all'accesso alla rete, ha aggiunto l'inviato dell'ONU, stanno danneggiando anche settori chiave dell'economia, incluse le banche. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ritorno vedremo le notizie sportive e se ci sono anche degli aggiornamenti. A tra poco. Eccoci qui, allora ripartiamo dallo sport e dal calcio. Chiusa la ventiduesima giornata della serie A. Ad oggi si rialza il sipario sulla Champions League. Questa sera grande sfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Domani la Juventus in Portogallo. Mentre in Italia la rimonta del Verona sul Parma ha chiuso un rivoluzionario turno di campionato con il sorpasso dell'Inter sul Milan in vetta alla classifica, l'Europa si illumina ritrovando le stelle della Champions League. La manifestazione per club più luccicante e ricca del continente ripartirà stasera dopo due mesi di pausa dalle prime due gare degli ottavi di finale, due gare dai mille contenuti come Barcellona-Paris-Saint-Germain e Lipsia-Liverpool. Al Camp Nou Messi affronterà Mbappé e la squadra che a fine anno potrebbe prendere gratis l'Argentino, pronto a lasciare la Catalogna già l'estate scorsa. Tra i francesi, privi dell'ex Blaugrana Neymar e di Di Maria, tre italiani dal primo minuto: Verratti, Florenzi e Ken. Nell'altra sfida di oggi, i rischi maggiori sono per un Liverpool in crisi e preso di mira dagli infortuni. La gara con il Lipsia si giocherà sul neutro di Budapest per la chiusura delle frontiere causa Covid, disposta dalla Germania. Allarme Covid anche per la Juventus, impegnata domani in Portogallo. I bianconeri sbarcano in un paese flagellato dalla pandemia e vi resteranno il meno possibile per la partita contro il porto di Sergio Conceisão. Un blitz di 30 ore, muovendosi esclusivamente tra albergo e stadio. Trasferta blindata, insomma, con Cristiano Ronaldo che torna in patria nel torneo che più lo esalta, soprattutto quando si entra nella fase ad eliminazione diretta. Suoi tutti e sette i gol Juventini nelle gare senza appello delle ultime due edizioni, segnate entrambe da premature uscite. Visto il ritardo in campionato, stavolta è un obbligo andare avanti. Infortunati Arturo e Quadrado, Pirlo punta sui recuperi di Ramsey e di Bala, che questa mattina hanno effettuato in gruppo la rifinitura. Sempre domani in campo anche il Siviglia del Papu Gomez contro il Borussia Dortmund, ma l'andata degli ottavi di finale verrà completata solo la prossima settimana con Lazio-Bayern Monaco, Atalanta-Real Madrid, Borussia Mönchengladbach-Manchester City e Atletico Madrid-Chelsea. Ma c'è anche la seconda settimana dei Mondiali di sci a Cortina, oggi è il giorno dello slalom parallelo, tre azzurri in finale tra uomini e donne, ma per l'Italia il bilancio purtroppo è già deludente. C'era tanto azzurro nella manche di Super G della combinata donne di Cortina. Brignone davanti a Curtoni per un centesimo, Bassino a sei decimi. Ma lo slalom ha ricatapultato l'Italia nell'incubo di un mondiale fin qui avaro. È durato appena tre porte quello di Federica. Una condotta aggressiva, poca pazienza per cambiare faccia a un campionato che pesa ogni giorno di più sulle spalle di una nazionale che dopo una settimana non ha ancora assaggiato il podio. L'occasione era ghiotta per invertire la rotta. La Brignone aveva dominato questa specialità nelle ultime due partite. Passate stagioni, cinque successi e coppetta di specialità. Ma tre secondi appena di gara si mescolano con le occasioni già perse. Il decimo posto nel Super G, in cui anche Marta Bassino è rimasta lontana dalle migliori, resta ora uno spiraglio sempre più stretto: parallelo, gigante, anche slalom, per confermare quanto di epico fatto fin qui in Coppa del Mondo. Dopo la stagione della consacrazione, la sfera di cristallo della Brignone, il dominio della Bassino tra le porte larghe del gigante, il feeling con il gradino più alto del podio e la velocità della goggia. Ora la valanga rosa sta a guardare le altre. L'infortunio di Sofia alla vigilia del mondiale è arrivato come una scossa di terremoto a scomporre un mix fin lì perfetto di tecnica e fiducia che faceva della nazionale azzurra la grande favorita di questi mondiali. E invece domina la Svizzera già cinque medaglie con due ori fin qui, con Sutter e Gutberami padrone nelle prove veloci e torna a sorridere Michaela Schifrin. Scio bene quando non ho aspettative particolari, ha detto leggera l'Americana dopo l'oro in combinata che si aggiunge al bronzo d'apertura in Super G. A 25 anni, dopo un lungo periodo travagliato dal punto di vista personale e professionale, segnato dalla morte del padre, si prende il sesto titolo mondiale, non a medaglia ai campionati, una più di Lindsay Vaughn. Il quarto posto di Elena Curtone in combinata resta insieme a quello ben più carico di rimpianti di Paris domenica in discesa, il miglior piazzamento azzurro del mondiale con il discesista che ha avuto una medaglia al collo fino a oltre metà gara sulla vertigine per poi sbagliare nel punto in cui gli altri due favoriti Krikmaier e Feutz hanno fatto la differenza. Dom è il primo dei beffati insomma di fronte al dominio austriaco, alla conferma svizzera alla sorpresa tedesca. Cosa resta di questo mondiale ora oltre al legno indigesto? Dipenderà da quanti errori ancora faremo, da quanto impareremo a gestire il bisogno di strafare in un mondiale di casa senza le voci di casa. La pressione resta, il il tifo è lontano e l'ansia da prestazione pesa più del previsto. Eccoci qui allora, prima di chiudere, un'occhiata ai mercati, a Piazza Affari in particolare, che al momento si attesta attorno allo meno 0,33, mentre lo spread per fortuna resta stabile attorno ai 90 punti base. È davvero tutto, io do la linea a Tagada e a Tiziana Panella, grazie per essere stati anche oggi con noi, a domani, arrivederci.